Pomeriggio, care signore, fantastiche cucherine, amanti dei fornelli e della cucina salutare. Come state? Oggi ci sono io in cucina, Vediamo chissà cosa preparo. Siete curiose? Ciao Morena, buon pomeriggio! Chissà cosa preparo? Sono sincera, sono tornata ieri sera tardi da Roma, ho fatto un weekend a Roma e quindi questa live di oggi è preparata giusto con degli ingredienti che io comunque avevo in casa, perché con Magic Cooker tutto è possibile, riusciamo anche a preparare dei piatti buoni e gustosi con dei semplici ingredienti, quindi vi farò vedere cosa preparerò oggi, ovviamente sempre solo con il mio fantastico tipo di acciaio Magic Cooker. Intanto leggo qualche domanda, buon pomeriggio. Siccome ho un po' lontana la camera, perché sono sola in casa e di conseguenza non c'è nessuno che mi legge le domande, le mie colleghe se mi danno una mano nella risposta delle domande, perché sono pure un po' cieca, Ciao Teresa, ciao! Ciao Annoriolo! Io aspetto che entrate numerosi perché fa caldo, quindi sono certa e sicura che anche sotto l'ombrellone voi potete guardare la mia live. Se siete dal parrucchiere potete guardare la mia live. Se state addormentando il bambino mettete il volume molto basso e potete guardare la mia live. Se state lavando i piatti vi mettete il telefonino e guardate la mia live. Quindi ovunque siete mi potete guardare, Anche perché oggi dovevo fare il vaccino, la seconda dose. E l'ho rimandata, la farò sempre questa settimana, proprio perché volevo fare la diretta, quindi non mi potete lasciare sola. Non scherziamo, Come state innanzitutto? Io bene, benissimo, sono stata qualche giorno a Roma, mi sono veramente rilassata, divertita, e poi si riparte adesso per una nuova settimana lavorativa. Ciao Letizia, ciao Rosanna, ciao a tutti. Va bene, io intanto inizio, intanto che voi taggate tutti. Io sono qua oggi perché innanzitutto sono felice, perché devo cucinare, cucinerò con dei prodotti che la nostra azienda mette a disposizione una volta l'anno. E quest'anno, in questo 2021, abbiamo avuto veramente tanto successo e abbiamo una lista che si chiama la lista dei desideri, non so se le nostre consulenti ve ne hanno parlato, dove le nostre clienti scrivono alle nostre consulenti qual è il prodotto che più vorrebbero vedere in promozione perché sarebbero interessate all'acquisto. E devo dirvi che settimana scorsa, dai feedback arrivati dalle consulenti di tutta Italia e anche dall'estero, sono arrivati nella nostra lista dei desideri una marea di richieste per quanto riguarda due prodotti in particolare. Quindi voi continuate a scrivere sulla lista dei desideri, ma nel frattempo vi dico che con grande piacere, con grande onore, io oggi cucinerò con l'ovale, che io amo in particolar modo e poi vi spiegherò anche il perché, e col fantastico XL, il pentolone grande che io adoro. Abbiamo anche chiesto, devo dirvi la verità, il perché c'era questa grande esigenza nella richiesta di queste promozioni. La cosa che mi ha di più fatto piacere è stato quando mi hanno parlato del coperchio 41, perché mi hanno detto: guarda, in questo periodo di lockdown siamo stati sempre soli, abbiamo sempre cucinato con pentole piccole. Adesso, rispettando ovviamente le norme vigenti, vogliamo stare a contatto con i nostri amici, vogliamo stare a contatto con la nostra famiglia e quindi adesso ci servono i pentoloni. Ed ecco perché abbiamo deciso di mettere in promozione, quindi ripeto, grazie alla lista dei desideri fatta dalle nostre clienti, il coperchio 41 in promozione. Poi vi spiegherò le promozioni, vi spiegherò tutto. Quindi nasce proprio grazie a questa esigenza dello stare insieme. E poi la fantastica ovale. La mia è molto consumata, ha circa 10 anni, quindi io non ho il modello nuovo, perché in promozione è il modello nuovo, ma io ancora non ce l'ho, perché devo dirvi la verità, la nostra azienda è così veloce nel fare le cose nuove, che è nata da una settimana e quindi l'ho ordinata, ma ancora non è arrivata. Però è sempre la stessa, vi dico il diametro, è lunga 40 cm, quindi bella lunga, bella capiente, alta
10 cm ed è larga 27, quindi una bella ovale. Sapete perché io l'amo? Perché io qui dentro faccio di tutto, ho fatto anche un pan di spagna ovale, ci faccio veramente di tutto. Oggi farò un primo qui, però faccio anche, mi posso dire, una peperonata, faccio anche le parmigiane, ci faccio tutto. L'amo in particolar modo perché è molto capiente, quindi ha una capienza importante, ma nello stesso tempo non è ingombrante, perché io sul piano cottura la metto così per lungo e, avendo un piano cottura da 60, riesco a mettere anche altre pentole perché non mi ingombra molto spazio. Quindi fantastica anche in questo periodo estivo, quando andiamo in vacanza, possiamo portare con noi. Allora, vi dico cosa vado a realizzare oggi. Innanzitutto vi metto i guanti, perché io ho le unghie un pochino lunghe, quindi è giusto, anche se poi questo cibo lo devo mangiare io, però... mettiamo i guanti. Non sono abbinati, per chi mi conosce sa che io abbino tutto, però avevo questo a disposizione, su celesti, ma sono belle pure, dite la verità. Sto entrando qui in questo guanto, se ci riesco, ho messo storto. Allora, oggi vi preparo una pasta col pesce, una semplice pasta. Gli ingredienti sono del tonno, io ho preso del tonno fresco in pescheria, pomodorini, delle olive nere, un po' di prezzemolo. Poi realizzeremo una pizza gourmet, una pizza estiva, proprio voglia di estate, con salmone e avocado, quindi farò vedere la pizza bianca e poi faremo una fritturina mista. Iniziamo proprio con la pasta. Allora, per prima cosa, una cosa che ci tengo a precisare, perché poi spieghiamo anche l'importanza di Magic Cooker, quando mi parlate ma io posso soffriggere col coperchio, allora il coperchio non soffrigge, perché cosa succede? Il soffritto avviene comunque ad alte temperature, noi cuciniamo a una temperatura molto bassa, quindi io vado ad avere un effetto soffritto, è uguale, lo stesso sapore, però è un insaporimento comunque degli aromi, delle spezie che voi andate ad utilizzare. Mi sposto il mio baby prima che faccio danni. Allora, io vado a mettere un po' di olio. Una cosa importante, quando cucinate con Magic Cooker dovete un po' schino stare attenti ai condimenti, perché se siete abituati al metodo tradizionale, con Magic Cooker va messo meno olio, meno sale, altrimenti il piatto viene molto saporito, molto condito. Quindi la cosa bella di Magic Cooker è che basta mettere poco olio, poco sale, noi riusciamo ad insaporire i nostri piatti. Quindi viva la linea, Stop al colesterolo e a trigliceridi alti. Ok, ho messo un po' di olio. Questa è la mia oliera, che utilizzo grazie al regalo di Cinzia Tassi, che è fantastica questa oliera. Metto un po' di aglio, io lo metto in polvere perché poi mio figlio altrimenti non lo mangia, e metto un po' di pepe nero e vado ad insaporire, ma giusto qualche minutino, ok? Accendo il gas. Io sto cucinando con questi fornelli non perché il coperchio funziona su questi fornelli, ma se per una questione di praticità, in modo tale che io posso stare di fronte a voi. Intanto che qui si va a insaporire, vi voglio dire una cosa molto importante. Perché nasce Magic Cooker? Lo so che lo chiamate il coperchio magico, il divo d'acciaio, il coperchio più venduto al mondo e più richiesto e più amato dalle donne, proprio perché riusciamo a risparmiare tanto tempo. Però concedetemi una cosa importante, Magic Cooker non nasce perché risparmi tempo, non nasce perché non hai più odori, non nasce perché non sporchi in cucina, ma nasce per un'esigenza molto in particolare. La nostra esigenza nasce dall'idea di un noto medico, parliamo di Christian Barnard, sapete bene che Christian Barnard, no? È il primo cardiochirurgo che ha fatto il primo intervento a cuore aperto, e insieme al fisico Anderson si sono unite queste due fantastiche menti e hanno cercato di trovare un sistema di cottura che permettesse di cucinare a basse temperature. Perché sarete d'accordo con me che oggi purtroppo alcune malattie avvengono per una cattiva alimentazione. Qui sta già insaporendo un po'. Ora, lo so, soprattutto in questo periodo, venendo fuori da un lockdown dove, diciamoci la verità, non siamo stati attenti all'alimentazione, anche perché dovevamo veramente uscire poco da casa, quindi abbiamo cercato di utilizzare gli ingredienti e di uscire il meno possibile per fare la spesa. E ahimè, non abbiamo fatto una corretta alimentazione, quindi siamo tutti quanti un pochino ingrassati, qualche ballerino un pochino sfasato.
Ebbene, Magic Cooker mi permette di mangiare bene, di mangiare salutare, non privandomi comunque degli insaporimenti, dei condimenti, perché mi va a cucinare a basse temperature. Intanto io qui chiudo il gas, sposto il mio coperchio. Il coperchio si sposta sempre in modo orizzontale e mai verticale, altrimenti tutti i vapori mi vanno in pentola. Mentre noi dobbiamo mandare tutto su, perché Magic Cooker funziona grazie alla reazione dei fori venturi, quindi l'aria entra e fuori esce, e grazie al riflesso proprio del nostro sistema di cottura che mi permette di mantenere all'interno un calore costante. Ok, io ho insaporito, ora vado a mettere, io ho usato del tonno fresco dalla pescheria, però ragazzi potete tranquillamente utilizzare anche quello in scatola, quello non è un problema, io amo tanto il tonno, è la mia pazzia. Ok, metto il tonno, metto i pomodorini, poi vi do la ricetta, ma comunque io ho fatto tutto ad occhio, perché non c'è una grammatura da rispettare, tutto a gusto, e vado a mettere, no, non metto più niente, devo mettere niente. Ok, ora accendo il gas e faccio insaporire un pochino il mio tonno con i pomodorini. Ma giusto 4-5 minuti. Alexa, timer 5 minuti. Si sono aperte tutte le vostre Alexa, lo so già. Allora, vi stavo dicendo che cosa succede? Che cucina a basse temperature, quindi cos'è importante nel Magic Cooker? Che cucinando a basse temperature io mantengo le sostanze all'interno del cibo. Vi faccio un esempio. Oggi voglio mangiare della verdura, quindi vado dal contadino di fiducia, compro la verdura di qualità e vengo a casa a cucinarla. I sistemi sono due: pentola con tanta acqua dentro, circa 2 litri, stiamo attenti all'acqua perché è un bene importante in questo periodo estivo, un pochino scarseggia, quindi mettiamo dell'acqua, la portiamo a bollore, poi prendiamo la nostra verdura e la mettiamo dentro. Quando l'acqua arriva a bollore comunque superiamo i 100 gradi, quindi tutta l'acqua, la verdura arrivata a 100 gradi mi va a distruggere tutti i sali, i minerali e le vitamine che sono all'interno. Ne avete una prova, che quando prendete poi il pentolone e andate a scaricare l'acqua, l'acqua prende il colore della verdura. Che cosa ho mangiato io di quella verdura? Basso un po' la fiamma perché è forte. Che cosa ho mangiato? Raga, abbiamo messo solo qualche caloria. Quindi non abbiamo messo nel nostro organismo sali, minerali e vitamine, quindi di cosa abbiamo bisogno? Di andarla ad integrare con degli integratori. Quindi cadono i capelli, macchie sulla pelle, si spezzano le unghie, ci sentiamo stanchi, valori sfasati. Mentre con Magic Cooker questo non succede. So già cosa mi dite, però aspetta, perché io non metto l'acqua a bollore, ma io ho un altro sistema, cucino a vapore. Prendo la pentola, la faccio bella calda, rovente, metto dentro la verdura gocciolando d'acqua, con un plastico coperchio la verdura si cuoce. Perfetto. Ma lo sai che anche in quel caso, grazie al tuo classico coperchio, che non hai fuori venturi, cosa succede? Che all'interno si crea una camera d'aria superiore ai 100 gradi? E infatti l'acqua che trovate giù in basso prende il colore della verdura. Se di foglia verde è verde, se fate della zucca o della carota diventa arancione. E anche in quel caso non ho mangiato nulla di importante che ha bisogno il mio organismo. Al di fuori delle verdure parliamo di una carne arrostita. Si fa la carne arrostita e anche lì stesso problema. Le alte temperature, voi vedete quell'odore di bruciacchiato, vedete quella patina arancione nella vostra pentola, quella è una sostanza cancerogena e anche lì le mie sostanze sono andate via. Per non parlare della frittura. La frittura fa male comunque e ovunque, ma pensate ad immaginare dove un olio supera i 100 gradi, l'acrolamide viene deliberata raggiungendo il punto fumo e la frittura fa malissimo. Ebbene, questo non succede con Magic Cooker, questo con Magic Cooker non accade, grazie ad Henderson, questo fantastico fisico, e grazie a Barnard, il nostro primo cardiochirurgo che ha fatto, ripeto, il primo intervento a cuore aperto, che hanno ideato un sistema di cottura che permettesse di cucinare a basse temperature. Quindi Magic Cooker è salute. Quando acquistiamo Magic Cooker non lo acquistiamo perché è bello, perché è veloce, perché è rapido, ma si acquista per la salute, perché la salute è il diritto di ogni essere umano. E la cosa che è importante è che quando siamo a tavola portiamo un cibo sano per i nostri figli, per i nostri cari, soprattutto in un periodo dove non abbiamo mangiato in modo corretto e dove comunque dobbiamo stare anche attenti alla linea. Stessa cosa per la pasta, perché grazie al Magic Cooker
Non superando i 100 gradi, l'amido della pasta non si trasforma in zucchero. Ora, ovvio, se mi parlate di calorie, parliamo sempre di una classica caloria, ma la cosa importante è che l'amido non si è trasformato in zucchero. Quindi anche chi è diabetico, chi è chi soffre di glicemia alta, può tranquillamente mangiare la nostra pasta rispettando la grammatura del medico, perché la pasta non si deve a depositare e non si trasforma in zucchero nel nostro sangue. Quindi Magic Cooker è salute. Guardate, io non l'ho neanche girato, ma qui è già pronto. Anche se Alexa ancora sta silenziosa, io ho già spento, perché Magic Cooker è velocissimo, quindi è già spento. Io ho l'aria condizionata accesa, infatti sono con la manica lunga perché mio figlio mi dice che casa mia è Camigliatello, quindi fa freddo. E ho chiuso tutto, anche questa è una cosa bella. Io prima che arrivasse Magic Cooker, il periodo estivo, accendevo l'aria condizionata, poi cucinavo, io non sopporto gli odori, e aprivo le finestre. Quindi a casa marito, figli, ma sei pazza, il condizionatore è acceso, consumiamo corrente, tu apri le finestre, io sì, ma ci sono odori, entrano le mosche, più di zanzariere, uno stress. Adesso io ho sigillato casa, ho i condizionatori accesi, come si suol dire qui a Cosenza, a manetta. Quindi sono a manica lunga perché mi fa freddo, ma non ho odori in casa, quindi non litigate. Stop timer, quindi non litigate con i mariti, state tranquilli. Guardate che vi voglio far vedere una cosa, vediamo se riesco a prenderla. Guardate, senza mai girare, come si è ben cotto il mio tonno in pochissimi minuti, ma veramente pochi minuti. E la cosa bella è che è succosissimo, perché grazie alla bassa temperatura il mio tonno è super succoso. Ora vado ad aggiungere la pasta. Io ho scelto questa pasta che si chiama la calamarata, ha un tempo di cottura un pochino lungo, però tanto noi ci dobbiamo fare la pasta, la pizza, e quindi la mettiamo a fare. Io ho pesato circa 200 grammi di pasta. Ma non vi basate su questo, perché io ora ho fatto una piccola... Stop timer! Ho fatto una piccola... Alexa, stop timer! Ok, sembra mio figlio, disubbidiente. Stavo dicendo, io ho usato pochissima grammatura, ma questa pentola è molto caliente, quindi qui possono fare gli spaghetti, possiamo fare le penne, possiamo fare quello che vogliamo. Metto la pasta e aggiungo l'acqua. Allora, la pasta secca, per 100 grammi di pasta va messo un bicchiere d'acqua. La pasta fresca, per 100 grammi mezzo bicchiere d'acqua, mentre il riso, per un bicchiere di riso, 2 di acqua. Un'altra cosa importante, quando siete all'inizio, quindi non avete un po', perché ormai noi andiamo ad occhio, noi abbiamo comunque già l'abitudine di cucinare con Magic Cooker, vi diamo un piccolo consiglio: attenetevi sempre a meno liquido, perché poi voi potete sempre aggiungerlo dell'acqua, e nel caso in cui invece diventa troppo liquido, gli ultimi minuti alzate un po' la fiamma e l'acqua si asciuga. Quindi non vi preoccupate sui liquidi, perché alcune dite non mi regolo con i liquidi, mi viene troppo acquosa, mi viene troppo asciutta. Allora, voi seguite il nostro schema, però non vi preoccupate, nel caso attenetevi di meno, e poi a metà cottura controllate se nel caso aggiungete del liquido, tanto visto che cuciniamo a basse temperature non avete il rischio che la cottura si possa bloccare. Quindi, avendo fatto 200 grammi di pasta, ho messo 2 bicchieri d'acqua. Ora do giusto una mescolatina. Ok, aggiungo anche le mie olive nere, perché a me piacciono. È proprio un piatto estivo, raga. Che bello di caffè. Ma che bello di caffè. Brucia. Mi avvicino per farvela vedere. Ora, arrivo, Non so se si vede. Ok, ho messo tutto insieme. Ora vado. Poi io sul gas la posso mettere così, la posso mettere così. Fate come volete. Poggio il mio coperchio e faccio fiamma alta fino a quando, se avete lo Smart Dynamic si alza la calotta, se avete il Classic come ce l'ho io in questo momento non è un problema, fiamma alta fino a quando non inizia il bollore, da quando bolle la pasta abbassate la fiamma, i tempi di cottura della pasta, la pasta è pronta. Se vi piace al dente, se vi piace più cotta, aggiungete giusto qualche minutino in più, lì poi è una questione di gusto.
Come notate, io nella mia ovale, io non solo vado a fare il polpettone, vado a fare qualcosa che comunque ha la forma o del pesce onorata, ma posso anche fare, come in questo caso, della pasta, delle parmigiane. Io ho fatto anche un dolce, se ho la foto dopo la metterò sul gruppo. È una pentola versatile, quindi potete realizzare qualsiasi cosa. E vi ripeto, è bellissima perché prende veramente poco spazio. Nel frattempo che fa la pasta, perché non devo stare lì a girare. Ah, poi un'altra cosa importante. No, per non parlare del risparmio, provate ad immaginare se io adesso devo fare la pasta. Una pentola per fare il soffritto. Ok. Allora, stavo dicendo, mi stava chiamando mia nonna, una cosa importante è che Magic Cooker nasce anche proprio per l'esigenza anche di risparmio del tempo e di consumi. Ora, se io dovevo fare questa pasta, avevo bisogno di due pentole, quindi in una fare l'insaporimento, l'altra dovevo mettere l'acqua, quindi lo spreco e il consumo dell'acqua, già 2 litri d'acqua, una bottiglia d'acqua, perché ormai quella della fontana non la somo più per una questione poi anche di igiene, comunque siamo intorno ai 50-70 centesimi una bottiglia d'acqua. Lo spreco dei fornelli, perché comunque sono con due fornelli sul gas, e poi dobbiamo andare a lavare queste pentole. Mentre con Magic Cooker io sporco una pentola e in una pentola io faccio di tutto. Quindi non ho spreco di acqua, di fornelli, di gas e anche di tempo, perché io faccio tutto qui dentro. Vi racconto un episodio. Quando vado al mare, che mi deriscia il nostro operato, non vedo l'ora, c'era il bagnino, non so se ci sta seguendo, gli mando un grande abbraccio. Era stupito perché mi diceva: senti signora, ma com'è possibile che lei è la prima che arriva e l'ultima che se ne va? Ma a casa, alla Filippina? E poi gli ho parlato di Magic Cooker, lui non ci credeva, dice: è impossibile che c'è un qualcosa che fa tutto quello che lei mi sta dicendo. L'ho invitato a casa ed è salito insieme a me, ovviamente alla mia famiglia, e ha visto quando io ho cucinato. Lui è rimasto così scioccato che ne ha parlato con tutti i signori del Lido. Infatti lì ogni due ombrelloni c'è comunque Magic Cooker, e sopra me mi chiamo la signora dei coperchi. In quel Lido anche nei Lidi vicini ormai mi conoscono per la signora dei coperchi. Nel frattempo mi vado a fare una pizza. Guardate che bella questa pentola. Io non solo ci posso fare la pizza, la posso fare anche, visto che è grande, ha più gusti, ma ci posso realizzare un primo, ci posso fare tipo un couscous, degli spaghetti con le vongole, ci possiamo fare una parmigiana. Cioè, io quello che vi voglio dire è che la pentola non vi indica cosa cucinare, cioè in ogni pentola voi potete fare di tutto, perché quello che funziona è il coperchio. Ora, il coperchio, che sia un XL, che sia un 35, che sia un 27, hanno tutte la stessa funzionalità. Quindi nell'XL cosa posso cucinare? Tutto, però con grandi porzioni, perché è 41 cm, quindi veramente molto molto grande. Ora, questa mia ha tantissimi anni, da quando io lavoro in questa azienda, quindi 10 anni, ed è la pentola che più utilizzo, però come notate è in alluminio alimentare. Qualcuno mi dice: ma si macchia, è normale che si macchia, alluminio alimentare si macchia, ma basta pulirla con il nostro Magic Foam, o comunque con la spugnetta, e noi abbiamo anche delle spugne particolari, chiedete alle vostre consulenti, con una passata e ritorna nuovo. Quindi non vi preoccupate se vedete che comunque si macchia. Qui è partito il bollore, quindi visto che sta bollendo, vedete che c'è un bel getto di vapore, che cosa faccio? Abbasso la fiamma, guardo i tempi di cottura e qui mi dice: cottura 16 minuti, al dente 14 minuti, quindi io guardo quella al dente e poi da lì mi regolo se voglio aumentarla un pochino di più oppure va bene in quel modo. Alexa, timer 14 minuti. 14 minuti, a partire da ora. Allora, la cosa importante è che la fiamma deve essere bassissima, quasi spenta, deve essere un filo, un velo, non so come dirvi, di fiamma. Altrimenti la pasta si attacca, brucia, quindi fiamma bassa. E una cosa che vi voglio dire è che Magic Cooker ve lo siete pagato con le prime utenze, perché stop a fornelli, a gas, stop a spreco di acqua, stop a tutto. Quindi Magic Cooker ve lo siete pagato con il primo mese di utenze. Nel frattempo mi vado a fare la pizza. Mi sposto un attimo di qua perché non mi sono organizzata bene, è stata un pochino monella. C'era mio figlio che doveva andare in piscina e mi ha esasperato, quindi per sistemare lui, vabbè, l'ho mandata di là e qui mi metto a fare la pizza. Anche qui voglio dire una cosa importante: la pizza, spesso quello che facevo io prima che arrivasse Magic Cooker, quindi circa 10 anni fa,
dicevo, no, non vado in pizzeria perché in pizzeria partono 50 euro, una pizza già ci vogliono 7-8 euro, il coperto, poi sei lì la birretta, la patatina e partono 50 euro. E in un periodo come questo, dopo il lockdown, molte famiglie avvertono comunque una difficoltà. Allora qual è la mentalità? La faccio a casa, mi faccio la pizza a casa, però mi faccio la pizza a casa, perfetto. Tanto spendo 10 euro di ingredienti. Ah, e il forno? Non lo conti? Il forno va preriscaldato minimo dei 15-20 minuti a 180-200 gradi. Il forno sta acceso a vuoto perché lì dentro non c'è nulla. E il nostro puntatore gira, che sia metano, che sia corrente. Poi la pizza deve stare dentro e quindi deve cuocere circa un quarto d'ora. Quindi in un forno per più utenti di pizza sta acceso circa un'ora. Abbiamo avuto uno spreco oppure no? Di tempo, ma soprattutto di denaro. Poi lo stress della pizza, la teglia di sopra, la scendi sotto, quella di sotto la porti sopra, uno stress. Con Magic Cooker questo non succede. È ovvio che la prima pizza, essendo una pentola fredda, impiega 7 minuti. Le successive li fate in 3 minuti. So già cosa dite, è vero, però ti posso dire una cosa. Io ho una famiglia di 5-6 persone e quando mangiano, chi mangia prima e chi mangia dopo? No, io faccio così, mi preparo una prima pizza di vari gusti e la porto, e impiego 7 minuti e la porto a tavola e intanto loro cominciano ad assaggiare. Poi io mi preparo tutte le pizze su carta forno già farcite, tu la vuoi alle patatine, lui la vuole alle verdure, lui la vuole alla marinara, con la carta forno stessa li prendo e li metto in pentola, quindi in 3 minuti è pronta. Quindi tempo di portare la seconda pizza a tavola a mio figlio, che è già pronta la successiva. Quindi io in un quarto d'ora, quante pizze ho fatto? La media di 4-5 pizze. Quindi tempo che si preriscalda il forno, io ne ho già cotte dalle 4 alle 5 pizze. Fantastico e meraviglioso. Ora veniamo a noi, pizza, impasto, non mi chiedete l'impasto perché ho fatto un impasto shue shue, quindi non sono brava a fare degli impasti, gli impasti sono bravi in famiglia, fanno delle pizze molto buone, io ho fatto un impasto così veloce. Allora, io personalmente non metto mai dell'olio in pentola, a volte metto un po' di farina, non necessita, ma anche qui è una questione di gusti, ok? Io mi metto giusto un po' di impasto. Quanto impasto ci va? Allora, anche qui è una questione di gusto. C'è chi piace sottile, c'è chi piace più spessa. Voi dovete farlo come se la state facendo a casa nel vostro forno. Non c'è una misura di quanto impasto mettere. È tutto molto relativo, è tutto in base ai propri gusti. Ok. Però siccome io ho i guanti che non mi aiutano, mi vado a oliare un po' le mani. Con i guanti non sono molto bravo, però ci provo. E mi vado a stendere la mia pizza. Altra cosa importante, quando fate la pizza, ci sono delle piccole cose da seguire. Se fate una pizza rossa col cucchiaio sporco di sugo, cercate di toccare il più possibile i bordi, così che la pizza vi possa venire bella rossa e più croccante. Se fate una pizza bianca come la faccio oggi io, col salmone affumicato e l'avocado, in quel caso vi insegno, state qui, seguitemi, non vi dico cosa faccio, ve lo faccio, dovete rimanere con me, vi faccio vedere qual è il segreto per fare una pizza bianca super croccante anche al bordo. Io me la faccio anche ripieno, il bordo ripieno, non sta oggi, ma alla prossima diretta mi organizzo e ve la faccio. Vi ripeto, sono tornata da Roma e non avevo proprio il tempo di fare spese e quant'altro, quindi mi sono adeguata con quello che avevo, tranne il tonno che ho comprato. Altra cosa, però mi piace Magic Cooker, ma in questo momento non posso acquistarlo. Allora, innanzitutto noi abbiamo delle promozioni che partono da 19,90 euro, quindi sono alla portata di tutti. Però posso capire che anche 19 euro in questo periodo possono essere una spesa, no? Lo comprendiamo bene, ci mettiamo nelle mani di tutti, nella situazione di tutti. E allora la nostra azienda dà una grande possibilità, dà la possibilità di poter avere i nostri prodotti a vostra scelta, qualsiasi coperchio o pentola vi piaccia, completamente gratis.
Dici no, però non ci credo, perché mia nonna mi dice sempre: non, figli, cioè, non esiste a niente gratis, ve la dico in calabrese. Perché in questo mondo nessuno regala niente, c'è sempre un tranello dietro. Ebbene, vi dico che vi state sbagliando, perché Magic Cooper invece forse è l'unica che davvero lo dà gratis, abilitando una semplice raccolta punti. Questa raccolta punti, a differenza delle altre raccolta punti, non vi comporta nessun tipo di vincolo, nessun obbligo. Voi non dovete acquistare nulla. Mi controllo la mia pasta che sta cuocendo. Io non ho messo il sale, raga. Ma che sbadate che sono. Ok. Do un attimo una mescolata perché non avevo messo il sale. Stavo dicendo, non avete nessun vincolo, nessun obbligo, non ci sono tempi di scadenza, vi prendete la pentola e il coperchio che vi piace e vi viene spedito direttamente a casa. Per avere un nostro prodotto basta poco, giusto 5 punti, quindi veramente pochissimo. C'è gente che è riuscita in un giorno ad arrivare ai 5 punti, c'è gente che ha impiegato 4-5 mesi, un anno, quello poi è a vostra discrezione. E la cosa bella è che non dovete comprare niente. Quindi anche questa è una cosa particolare, perché qualcuno può pensare: quanti prodotti devo comprare? Se non posso comprarmi il coperchio, e tu mi dici di avere una raccolta punti, metto un altro po' di impasto. Ebbene, vi dico che voi non dovete comprare nulla, ma semplicemente farci della pubblicità. Quello che facciamo sempre da quando siamo, diciamo da quando siamo nati, no? Quello di parlare bene di un servizio, di un prodotto. La nostra azienda vi dà la possibilità, se parlate dei nostri prodotti, c'è qualche vostra amica che poi guarda le dirette, è interessata all'acquisto, di averla completamente gratis. Rendete conto quanto è meravigliosa questa azienda? È fantastica. Per abilitare la raccolta punti, che è veramente facilissimo, basta contattare la persona che vi ha invitato in questo gruppo. Se pensate di non avere una consulente, dirò: ma chi mi ha invitato non vende coperchi, non vi preoccupate, contattate le ragazze dello staff, quindi gli amministratori della pagina, che vi metteranno in contatto con la vostra referente, perché tutti avete una referente. Non si entra nel nostro gruppo, essendo un gruppo privato, senza un collegamento a qualcuno, quindi sicuramente avrete una referente e vi vanno ad abilitare questa raccolta punti. Vi ripeto, per abilitare la raccolta punti è gratis, non dovete pagare assolutamente nulla. Allora, io ho steso la mia pizza, ora vi insegno. Ci siete tutte? Oh, se avete qualche amica che non gli viene bene la pizza bianca, taggatela, fatela entrare, perché mo spiego il segreto, quindi ora o mai più. Ok, ora scendo al mare, la prima cosa che metto in macchina sono i coperchi. Ok, a me piace sottile la pizza, però ripeto, questa è una questione di gusti. Io l'ho stessa con le mani, voi volete utilizzare il mattarello, usate il mattarello. Anche questo è una questione di gusto e di piacere. Ok, ho steso la mia pizza. Qual è il segreto? Allora, se fate una pizza rossa, abbiamo detto, mettete col cucchiaio il sugo al centro e lo stendete verso i bordi, toccando i bordi con la parte sotto del cucchiaio. Se invece fate una pizza bianca, il segreto sta nel mettere la mozzarella proprio vicino ai bordi. Ok. Altra cosa importante, se usate, come ho fatto io, la mozzarella, perché a me piace la mozzarella, non mi piace la caciotta, in quel caso io l'ho tagliata e l'ho fatta cucciolare, perché essendo che il nostro coperchio comunque cucina a vapore, il liquido della mozzarella potrebbe tenerla un pochino umida. Quindi il mio consiglio è di farla cucciolare un po', però anche nei forni a legno, comunque forni di casa, si mette sempre a gocciolare. Ok, ho messo la mozzarella, chiudo col mio coperchio, siccome è molto grande la metto un attimo nella cucina, non riesco a portarvi con me perché sono da sola, la metto sul fornello, arrivo subito, arrivo. Ok, abbasso la gemma perché qui è molto alta. Giusto 2-3 minuti e ritorno
per metterci poi l'avocado e il salmone. La pasta sta andando, che è una bellezza. Qui mi dice 2 minuti ed è pronta, e infatti. Mamma mia ragazzi, che pasta! E come ve lo dico, alzo poco poco la fiamma perché è pronta. Vedete, vi potete gestire come volete con i fornelli. E adesso vado a fare un'altra cosa bella. Aspettate qui che vado a prendere delle cose nel congelatore. Arrivo subito, sono sola. Perdonatemi, ma arrivo. Ok, sono arrivata, sono qua, non me ne sono andata. Sono arrivata. Ok, intanto che la pasta si cuoce, sono rimasti 2 minuti. E la pizza si fa sciogliere la mozzarella, si cuoce la parte di sotto e andiamo a farcirla. Vi voglio far vedere un'altra cosa con il mio baby. La frittura. Ora, la frittura fa male. Quando si fa la frittura, mia mamma diceva sempre, oh, i figli dicevano, ma quanto olio mi sta sprecando? Ma quanto olio mi sprechi? Perché effettivamente metti l'olio e poi va buttato, perché l'olio, raggiungendo il punto fumo, va a deliberare una sostanza cancerogena che si chiama acrolamide. Andate a vedere cos'è l'acrolamide, la leggete, non mangiate più frittura. Quindi l'olio poi va buttato, sta frittura molto in zuppa di olio. E quindi spreco di olio, fa male, per non parlare della puzza in casa. Poi non so voi, ma io a casa mi avevo un problema, soprattutto quando andavo a cuocere, a friggere patatine e pesce e cotoletta. Mio figlio voleva le patatine col cotoletta, quindi se facevo prima le patatine e poi la cotoletta, perché poi cade la panatura, mio figlio si mangiava le patatine mentre io ancora friggevo le cotolette, e quindi a tavola le patatine non erano arrivate più, ti mangiavi questa cotoletta sola. Se non solo, le prime cotolette venivano chiare, le successive diventavano scure perché l'olio raggiunge il punto fumo a 100 gradi, di conseguenza raggiunge il punto fumo, le cotolette diventavano scure. Quindi che fai? Butti l'olio, rimetti l'olio, pulisci l'olio col bollente, ai ragazzi stai attento che mi cade l'olio, tutto quel dilemma, no? Non devi buttarlo nel contenitore apposta perché l'olio non si può buttare fuori, non si può buttare nel lavandino, insomma, non raggiungere questo olio. Per non parlare dell'unto in casa e della puzza di fritto. Beh, con Veggie pure questo non succede, io ho sempre il condizionatore acceso, tutto chiuso, vado a friggere con il mio olio e vi farò vedere che l'olio che io metterò nella pentola, dopo, quando finisco di friggere, ve lo farò vedere, è sempre lo stesso olio, perché la frittura non si assorbe di olio. Non ho odori in casa, questo purtroppo non ve lo posso far vedere, ma nello stesso tempo posso cuocere contemporaneamente tante cose. Alexa, stop timer! Allora, la pasta è cotta al dente, come piace a me, poi ripeto, anche qui è una questione di gusti, un attimo che... Un piatto, arrivo, ok, e vi faccio vedere la mia pasta, che delizia, mamma mia, come ve lo dico, per non parlare del tonno, meravigliosa, spettacolare, ok, metto un po' di prezzemolo, che Chiara mi rimprovera se non faccio tutto bene, che lei è quella che è piatta. Ok, questa è la mia pasta. La faccio vedere. Guardate. Com'è? Vi piace? Riesco a farla vedere? Guardate i colori, come rimangono belli colorati, soprattutto il sapore e il tonno. Io volevo farvi vedere il tonno, se riesco, che è super succoso, non so se riesce a... guardate com'è lucido, è molto molto umido e super tenero, infatti come l'ho preso nelle mani si è rotto, a differenza del metodo tradizionale che comunque il tonno si va a seccare, diventa secco, come G Cooper no, rimane molto umido. Io vi volevo far vedere, se riesco, me lo faccio vedere, arrivo là, e vi voglio far vedere in pentola la cremosità che rimane. Guardate, non so se riesco a farvi vedere, sotto vedete il letto della pentola dove è tutto cremoso, tipo ristorante. Cioè, quando hai
leggi cooker è come se stai cucinando al ristorante. Se c'è qualcuno in attesa mi perdoni, ma tanto ragazze belle, signore belle, tutto, si può tutto realizzare ormai perché sono ingredienti che si trovano facilmente. Ok, torniamo a noi nella nostra fritturina. Allora, stavo dicendo, potete mettere tutto insieme, in questo non sta, oh, ok, e ogni cosa mantiene il suo sapore. Altra cosa importante, arrivo, la mia pizza è già andata, ve la voglio far vedere, arrivo, aspettate. Che meraviglia. Guardate che pizza. Ancora adesso metto tutto, vi faccio vedere che pizza che faccio. Metto questa di qua, quando si è soli, raga, è così, sto arrivando, perfetto. E ora qui metto salmone e avocado. Ok, io ho messo del salmone affumicato, ora vedo che ve la faccio vedere, non vi preoccupate che lo scappo. Sono qua. Io ho fatto una pizza estiva, però ovviamente ci potete mettere quello che vi piace, quello che desiderate. Io ho messo salmone affumicato e avocado. Potevo metterci anche della Philadelphia, però non ce l'avevo, quindi non l'ho messa. Vi dico la verità. Ah, altra cosa, ma quando fai la pizza, però scusami, ma quanti ingredienti devo mettere? Ma anche lì è una questione di gusto, cioè non c'è una regola. Riesco senza far cadere nulla? Sì, ormai sono top gadget. Ok, questo è l'avocado, già pulito. Che pizza gourmet, eh? Dite la verità. Chiara, te l'aspettavi che Veronica faceva una pizza gourmet? Estiva. Ok, perfetto. Ok, e voilà, ve la vengo a far vedere e poi la metto in cottura per altri 3-4 minuti. Che dite? Non viene bella colorata? No signora, viene coloratissima, ancora non è cotta, datemi il tempo. È una pizza bianca, datemi il tempo e la vedete colorata. Non ho, forse la signora si è collegata adesso. Allora signora, io non l'ho fatta col sugo, è una pizza bianca. La pizza col sugo, ho detto, col cucchiaio arrivate fino ai bordi vi viene rossa. Se fate una pizza bianca viene croccante e colorata, tranquilla. Ancora la signora, io ho soltanto fatto sciogliere la mozzarella alla provola e poi adesso è in cottura, quindi deve finire di cuocere. Allora, stavo tornando. Perfetto, vi faccio vedere la frittura. Io metto delle patatine, io sto usando quelle surgelate semplicemente per una questione di qualità, di praticità. E metto del pesce, poteva essere fresco congelato, patatina congelata e pesce fresco e viceversa, non cambia per noi, è indifferente. Ah, ma oddio raga, mi sono scordata una cosa, non ho messo prima l'olio. Con Magic Cooker non dovete mettere prima l'olio e aspettare che si riscaldi per mettere la frittura, ma si mette prima l'alimento, la prima volta, e poi l'olio. Così non avete spreco di olio, ma nello stesso tempo non dovete riscaldare l'olio perché si fa una frittura a freddo. Ora, perdonatemi, ma io devo togliermi il guanto. Io me li tolgo tutti e due perché non li sopporto più. Mi sciacquo le mani e ritorno. Ok, sono di nuovo qua. Perfetto. Ok, ora prendo un bicchiere. L'olio, quanto olio va messo dipende se volete fare una frittura di immersione o preferite una frittura standard, normale. Se volete una frittura normale mettete giusto un paio di cucchiai di olio, se invece ad immersione mettete
Io adesso qui metto un bicchiere di olio, non di più. Forse anche troppo, vediamo, Ti assicuro che ne metto di meno. Vediamo, ora vi dico. Ho messo un bicchiere di olio, ok? Dopo vi faccio vedere com'è l'olio. Metto il mio baby. Speriamo che non mi cade, non faccio danni. Ok? E accendo la fiamma. La frittura è l'unica cottura che si fa con fiamma alta, tutto il resto fiamma alta da quando si alza la calotta, fiamma bassa per i tempi di cottura del pasto che voi state cucinando. La frittura invece ha bisogno di una fiamma alta dall'inizio fino alla fine, non dovete mai abbassare la fiamma, ok? Ora andiamo a vedere innanzitutto il fatto della temperatura bassa, perché mentre frigge io ci metterò la mano dentro e vi farò vedere che non mi sono bruciata, ma nello stesso tempo vi farò vedere che io ho messo un bicchiere di olio e un bicchiere ne ritrovo, e nello stesso tempo vi farò vedere il colore dell'olio che è uguale a quello che trovate in bottiglia, quindi state qui perché lo vediamo insieme. Nel frattempo volevo, vi stavo dicendo, della possibilità di avere i nostri prodotti gratis. Non so se vi è già arrivata la nostra, il nostro catalogo dove spiega come è possibile avere i prodotti gratis. Abbasso la fiamma, scusate, non ho dimenticato sta pizza. Faccio troppe cose, ma arrivo. Ok, la pizza è già cotta. Ok, ho chiuso la fiamma della pizza e adesso la metto subito sul tagliere e la faccio vedere. Vi stavo dicendo, la cosa bella è che la nostra raccolta punti la potete abilitare gratuitamente senza nessun tipo di costo aggiunto. La raccolta punti non ha scadenza, ve lo faccio vedere. Lo potete leggere anche voi, è gratis, tutti vincono, non ci sono contributi, non limiti di tempo. Quindi potete abilitarla gratuitamente. Chiama la tua consulente di fiducia o gli amministratori della pagina e attiva la tua raccolta punti. Cosa si può avere? Di tutto e di più. Nessuna gara estenuante, ma semplicemente la partecipazione all'interno della nostra community, quindi nel nostro gruppo, e fare quello che facciamo tutti i giorni, semplicemente quello di parlare ad altre persone, alle nostre amicizie, del nostro fantastico prodotto. I punti si raccolgono sia facendo il passaparola alle tue amicizie o anche con i propri acquisti. Ogni qualvolta una vostra amica fa un acquisto, voi accumulate i vostri punti. È tutto scritto, lo potete leggere. Quindi carta canta, perché qualcuno può dire sì, lo dite a parole, poi nei fatti non è così. No, è tutto scritto, quindi state tranquilli perché quello che io vi sto dicendo lo trovate tranquillamente scritto all'interno del nostro regolamento, quindi state serene e tranquille. Intanto io impiatto la pizza perché è pronta, arrivo subito. Mamma mia, ora vi faccio vedere la pizza di sotto com'è. Allora, questa è la pizza, brucia tantissimo. Mamma mia, arrivo. Questa è la pizza, ma vi voglio far vedere la cottura e com'è super croccante. Guardate, tipo fosse forno a legna. È super croccantissima. Che spettacolo. Ok, la pizza la metto di qua. Poi vi faccio le foto e vi metto tutto. Io non so se riesco a farvela vedere bene bene. Vedete? E questa è la pasta. Ora ritorno alla frittura. Qui sta friggendo. Però sta calma. Ok. Sentite? Io prendo la mia mano, l'ho messa nell'olio, io non mi sono bruciata. Voi siete riuscite a vedere l'untuosità dell'olio, non mi sono bruciata, vedete? Conto poi la gocciolina. Riposiziono il coperchio, lo asciugo.
Sì, ma non hai messo davvero l'olio, non ti crediamo, Veronica. Facciamo la prova dell'acqua. Dai, vi sfido anche qua. Se con un mestolo umido toccate l'olio fritto, che succede? Ok, vi faccio vedere. Butto l'acqua. Cosa è successo? Nulla, ributto l'acqua. Cosa è successo? Nulla, riposiziono il coperchio. Allora, cosa importante, ogni qualvolta voi aprite il coperchio, che sia soprattutto nel caso della frittura, dovete sempre spegnere il gas e poi riaccenderlo, oppure spostate la pentola, perché la pentola è una classica pentola, per quanto sia vulcanica, per quanto sia diamante, è il coperchio che fa magia. Quindi se voi lasciate la pentola sul gas senza il coperchio, all'interno noi abbiamo una temperatura di 90 gradi, togliendo il coperchio entra l'aria esterna all'interno della mia pentola, quando riposiziono il coperchio, il coperchio ha raggiunto tutte le temperature elevate, quindi non sta funzionando più il coperchio, quindi non state più cucinando in modo salutare. Quindi cosa bisogna fare? Spegnere il gas, controllare quello che state facendo e poi riaccendete con molta tranquillità. Qui sta andando, quasi pronta anche la frittura, eh? E soprattutto è una frittura super asciutta. Ma nel frattempo che qui si cuoce, io vi voglio dire una grande novità. La novità, oltre alla fantastica raccolta punti, chi è il nostro cliente lo sa, è che voi potete prenotare le nostre promozioni in corso e ve li consegniamo quando e dove desiderate. Quindi siete in vacanza, in Sicilia, in Sardegna, siete in un residence, basta che date l'indirizzo dove andate a fare le vacanze e noi ve lo spediamo lì. Se invece volete il prodotto al rientro dalle vacanze, quindi guarda Veronica, me lo fai arrivare per settembre, non è un problema, voi stasera prenotate la promozione, non vogliamo acconto, noi prenotiamo senza acconto perché ci fidiamo di voi e vi consegniamo il prodotto nel giorno e il mese a vostro piacere, ok? Quindi avete 60 giorni di tempo per scegliervi il giorno che più preferite. La cosa importante che vi voglio dire è che le due promozioni che adesso io vi dico sono promozioni a tempo, nate proprio dall'esigenza delle vostre richieste grazie alla lista dei desideri. Quindi se avete delle cose che vi piacciono e volete sapere quando avranno in promo, scrivete la vostra referente nella lista dei desideri e noi faremo di tutto per metterla nuovamente in promozione se non c'è. Ma detto questo, queste due pentole, quindi l'XL e l'ovale, sono delle pentole che noi mettiamo in promozione solo il periodo natalizio, quindi sono un'edizione limitata. Grazie alla vostra richiesta, come ho detto prima, sono ritornate in promozione, quindi potete tranquillamente prenotare. La promozione scade domani, quindi affrettatevi perché poi altrimenti ci vorrà, se va bene, Natale per averla prima. Poi può darsi pure che a Natale non lo farà, visto che l'abbiamo fatta adesso, questo non lo so. Una cosa è certa, è un prodotto fuori catalogo, quindi non c'è in qualsiasi periodo dell'anno, neanche a pezzo di spino. La frittura è pronta. Un attimo, ma vi rendete conto? È un attimo. Io non metto Scotex perché grazie a MG Cooker, oltre a non avere odore, a non avere sporco, a cucinare in pochissimo tempo con olio a freddo, la cosa bella è che la frittura è completamente asciutta. Mi pulisco un attimo il mio mestolo e vi faccio vedere. Cioè raga, io come che parto, la prima cosa che metto in valigia sono proprio i coperchi, ma non si ha mai senza. Ok, super colorate. Qualcuno dice: ah, ma tu hai fatto a freddo quindi vengono a vapore. Non vi faccio vedere se è a vapore la frittura, ma è come fosse fritta normale. Ok, perfetto. Okay. Ora vi faccio vedere la frittura senza Scotex, com'è completamente, non so se mi vedete, completamente asciutta e soprattutto super croccante. Non so se si sente il crack. Sentite? Brucia. Super croccante, quindi metto qui
La frittura. Veronica, ma prima avevi detto che mi facevi vedere che l'olio è limpido. Ce lo fai vedere? Yes, 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 yes. Ve lo faccio vedere. Tanto questa abbiamo girato la pasta. Ok. Guardate la limpidità dell'olio. Super chiaro. Come fosse quello in bottiglia. Che spettacolo. Ma la cosa che io ho fatto un errore, perché ho dato un bicchiere di plastica. Volevo farvi vedere che l'olio è rimasto sempre, non so se riesco a farvelo vedere, non posso, ho paura che qui si brucia. Voi che dite, che si brucia? Proviamo? Io ci provo. Male che va, lo faccio nel lavandino. Male che va, lo buttiamo. Era un litro, sì, era un bicchiere. Prima che si scioglie, vengo là. Vedete? Un bicchiere era e un bicchiere trovo. Quindi no agli sprechi, lo riposiziono qua, che non vorrei che si scioglie. Ok. Ma non si scioglie perché comunque, essendo a basse temperature, non raggiungendo i 100 gradi, è impossibile, non mi sono bruciata il dito, quindi non penso si scioglie il bicchiere. Non ci ho pensato, vedete come la mente va alle cose classiche? Ma effettivamente il mio bicchiere non si è sciolto. Vedete? Questa è la prova del 9. Magic Cooker cucina a basse temperature. Ora, io non vi voglio più annoiare, quindi non vi voglio più far perdere tempo. Vengo qui con le promozioni e vi dico subito. Offerta spettacolare. Il nostro coperchio 41 cm che potete prenotare oggi senza conto e potete tranquillamente farlo arrivare dove desiderate, il giorno e il mese che desiderate. Costa da listino 119,90. Noi oggi vi diamo coperchio e pentola a soli 79,90, quindi non è uno sconto da poco, cioè nel senso che voi avete, anziché 119 solo il coperchio, a 79,90 coperchio e pentola. Stessa cosa per la nostra pentola ovale, ritorno, perdonatemi che mi vedete andare avanti e indietro, ma sono sola, hanno preferito andare al mare i miei. Stessa cosa, coperchio ovale 119,90, la pentola è in polvere di diamante, cosa che non ho detto, è in criocasting, quindi è la nuova ovale con la stessa tecnica di aria, quindi nella linea aria non solo abbiamo fatto le pentole quadrate, vi faccio vedere quale aria, eh? Aria è questa, in criocasting, quella pentola che cucina subito, veloce, super leggera. Leggerà come l'aria. Ebbene, in criocasting abbiamo fatto la linea ovale, quindi vi arriverà la pentola aria ovale completa di coperchio. Costa solo il coperchio 119,90, la pentola costa 79,90 e noi vi diciamo comprati la pentola a 79,90 e ti regaliamo il coperchio, quindi pentola e coperchio a soli 79,90. Una super promozione. Io spero che siete rimaste contente, noi tantissimo, abbiamo accolto le vostre richieste, continuate a parlare con i vostri referenti nella lista dei desideri, quindi ditegli qual è il vostro desiderio così che noi possiamo avverarlo, così come abbiamo fatto con queste due promozioni che terminano domani. E nello stesso tempo quello che vi voglio sempre consigliare è quello di abilitare la vostra raccolta punti. Non c'è scadenza, tutti vincono e per fare quello che abbiamo sempre fatto. Parla di noi, parla di Magic Cooker e grazie alla tua pubblicità tu farai punteggio e noi riusciremo a soddisfare tantissime signore, tantissime italiane che amano cucinare in salute. Io ritorno qua, sono qui, vi ringrazio per avermi ascoltato e seguito e
Vi mando un grande abbraccio. Mi scuso se non ho letto le domande, ma ero sola, quindi fare cucinare, parlare, controllare i fornelli non è facile. Quindi mi scuso se non sono riuscita a rispondere alle vostre domande, dopo me li leggo e rispondo a tutti. Vi ringrazio a tutte 140, perché abbiamo toccato i 140 oggi, quindi grazie a tutti per essere stati con me questo pomeriggio. Io vi mando un grande abbraccio e non vi perdete la diretta di domani mattina, perché la mia collega farà una ricetta a quattro mani. Un bacio a tutti, grazie per essere stati con me. Ciao!